Roberto Quasè, presidente di Edizione Ambiente, ha coordinato il gruppo di lavoro sul capitale naturale. Qual è la proposta che è stata elaborata dal gruppo che ha coordinato per sbloccare la green economy? Allora, proposta pratica è sostanzialmente una, che adesso dico. Devo solo fare una premessa brevissima e avvertire che capitale naturale è una partita che risulta molto molto invisibile dentro l'economia attuale. Capitale naturale si intende tutto ciò che riguarda le ricchezze che l'ecosistema, i servizi ecosistemici, diciamo, forniscono all'economia. Sono cose che non hanno un valore monetario e quindi sono cose che vengono difficilissimamente valutate. Non ha un valore l'aria, non ha un valore la biodiversità, non ha un valore una foresta, se non quando viene venduto. Allora, tutte queste cose riescono ad essere non visibili dall'economia, ma importantissime per il funzionamento dell'economia stessa, soprattutto dell'economia verde, che tende appunto a sostenerla. Fatta questa premessa, qual è il tipo di proposta concreta che si può fare? Ci sono delle proposte in giro sul fatto di rendere obbligatori i sistemi di contabilità che tengano conto di questo. Quello che a noi sembra più importante è, dato che il capitale naturale riguarda sia il bene comune, pubblico, gestito dalle amministrazioni pubbliche, sia tutte le iniziative di impresa, quando un'impresa vuole essere green e sostenibile, perché deve salvaguardare il capitale naturale al quale attinge, questo mix fa sì che la cosa giusta sia cercare di coinvolgere pubblico e privato insieme. E quindi la proposta è far sì che un sistema di tassazione che adesso viene fatto e che riversa il denaro su iniziative scarse anche, ma insomma che ci sono a livello territoriale, per il dissesto idrogeologico, per la salvaguardia dei beni naturali, siano combinate con, come dire, con investimenti volontari da parte delle imprese interessate a quel territorio, rendendo più lieve il carico fiscale dello Stato e rendendo maggiore la responsabilità delle imprese, in un modo però concertato che faccia sì che territorio per territorio si riesca a salvaguardare le risorse naturali con benessere economico delle imprese coinvolte.